Assessore Febbo, si dice che i ragazzi non hanno, diciamo, una cultura ortofrutticola, non conoscono i prodotti del territorio. Questa è un'occasione invece per proprio farli conoscere, proprio farli stare a contatto, insomma, con questa realtà, la regione con il Ministero per questa iniziativa di frutta nelle scuole. Ah, noi abbiamo aderito a questa iniziativa da parte del Ministero soprattutto per ciò che lei ha sottolineato, non è il si dice, è una realtà che oggi i nostri ragazzi vivono di pubblicità, vivono di merendine e non conoscono come magari noi o come chi ci ha preceduto la cultura della campagna, come veniva chiamata, quindi dell'agricoltura. L'iniziativa è di particolare importanza, a parte il numero dei plessi che coinvolge, ma soprattutto dei bambini, 41.000 bambini, a cui, come vede nella stanza, non è che viene dato somministrato solamente la mela o l'arancia, ma viene spiegato nel dettaglio tutte le qualità della nostra frutta, dei nostri ortaggi, e quindi viene fatta anche quell'attività di prevenzione che è importante. Quindi è veramente un'iniziativa a cui tenevamo molto, abbiamo ripetuto, abbiamo ampliato, il prossimo anno ci candidiamo ad ampliare ancora più i numeri. La nostra agricoltura da questo può trarre veramente molto, ma molto beneficio.